Buongiorno, sono felice di trovarvi in diretta dalla cucina Pink Lady. Oggi realizzeremo una ricetta con influenze asiatiche. Una composta di mele alla passione con crumble, gamberoni laccati e chips di mela. Un piatto semplice da preparare che stupirà i vostri ospiti. Per realizzare questa ricetta vi serviranno i seguenti ingredienti. Per la marinatura 4 gamberoni, un po' di miele, zenzero grattugiato, uno spicchio d'aglio schiacciato, soia, un po' d'olio d'oliva, un pizzico di miscela 5 spezie e aceto balsamico. Sgusciate i gamberoni lasciando loro la testa e l'ultimo anello. Incidete il dorso e togliete le viscere. Infilateli su uno spiedino. Mescolate tutti gli elementi della marinata e spennellate i gamberoni. Riponete in luogo fresco. Per la composta di mele Pink Lady con note di passione vi occorreranno 3 mele Pink Lady, 20 g di zucchero, 30 g di burro, 2 passion fruit, sale, pepe, acqua. Sbucciate le mele e tagliatele a cubi. Aprite i passion fruit e passate la polpa al setaccio per togliere i semi neri. Fate fondere il burro in una casseruola e mettetevi le mele, lo zucchero e poi il succo di passion fruit. Coprite e lasciate fondere a fuoco basso, aggiungendo acqua se necessario. Salate e pepate. Mettete da parte per dopo. Per realizzare il crumble vi serviranno 30 g di farina, 15 g di pan grattato, 30 g di burro, 15 g di miscela di sesamo nero, pistacchi, anacardi, fior di sale e pepe. Frantumate gli anacardi e pistacchi, mescolate il tutto con il burro, la farina e il pan grattato. Salate e pepate. Impastate con le dita per ottenere una semola grossolana, ma senza lavorare troppo la pasta. Mettere al fresco per 20 minuti. Stendere i frammenti di pasta su una piastra e fateli cuocere in forno a 180 gradi fino a colorazione. Per le chips di mela vi serviranno una mela Pink Lady, zucchero semolato, mezzo limone giallo. Lavate la mela e tagliatela a fettine sottilissime con una fetta verdure. Spremete il limone sulle fette. Cospargete leggermente di zucchero un foglio di carta da forno. Disponete le fettine piatte evitando che si tocchino. Cospargete di nuovo di zucchero. Mettere in forno a 80 gradi in posizione riscaldamento ventilato e lasciatele seccare per circa 2 ore, secondo tipo di forno. Le fettine non devono scurirsi. Staccate delicatamente le chips prima che si raffreddino per evitare di romperle. Passate i gamberoni in padella con un filo d'olio d'oliva. A fine cottura e a fuoco molto basso, aggiungete la marinata rimanente. Deglassate con l'aceto balsamico, poi abbassate la fiamma o togliete la padella dal fuoco. Mettete una cucchiaiata di crumble in un piatto. Aggiungete una cucchiaiata di composta di mela alla passione. Disponete 2 spiedini di gamberi. Cospargete di pistacchi triturati e sesamo nero. Aggiungete un goccio di salsa e qualche fogliolina di insalata e piantatevi le chips di mela. A presto per nuove avventure culinarie!